Punto Zero, il tuo magazine quotidiano. Punto Zero oggi è Dimensioni sconosciute. Bentrovati, anche oggi Dimensioni Sconosciute, questo nuovo programma che sta comunque già riscuotendo successo. Già c'è stata una bella esperienza precedente, appunto prima dell'estate, di solo radio e quindi ora radio e TV. Questa mattina con me Maurizia Cocchi, buongiorno a tutti, solo Luigi Zumpano. Buongiorno a tutti. Oggi siamo orfani. Momentanei di Daniele, che comunque ritroveremo sicuramente la prossima puntata, quindi oggi abbiamo l'opportunità di fare un approfondimento su quelli che sono gli aspetti della medianità. Sì. Naturalmente, prima di iniziare, io ricordo che questa trasmissione è interattiva, perché ovviamente noi cerchiamo di strutturarla in modo tale che quelli che sono i vostri dubbi, le vostre curiosità possano essere appunto fugati durante il corso della trasmissione. Quindi ricordo 342 1301 989 per i vostri sms o messaggi WhatsApp, e per chiamare invece in diretta 051 6389 117. Bene, allora Luigi, oggi su cosa vogliamo, su quale terreno vogliamo toccare? Allora, parliamo di medianità, però dicevo prima in modo semplice, nel senso che comunque le persone che ci guardano da casa possono anche non essere preparate o comunque non conoscere bene determinate cose, quindi c'è il rischio di tirare dritto, si dice, senza darci le giuste informazioni. In modo semplice intendo anche, a parte comprensibile a tutti, ma anche accettabile da tutti, sempre, come diciamo l'altra volta, nel pieno rispetto di tutte le opinioni, chiaramente. Però se ne può parlare, sono anni in cui finalmente se ne può parlare in modo diverso, e oggi magari approfondiamo alcuni aspetti che possono essere quelli del, diamo per scontato che il mondo spirituale ci sia, diamo per scontato che i nostri cari comunque continuano a guardarci, a vivere la nostra vita, cercando in tutti i modi di aiutarci, perché loro ci sono sempre. E quindi, con tutti i nostri discorsi cerchiamo poi alla fine di portare un messaggio di speranza, di amore, nulla di più. Noi alla fine abbiamo bisogno di questo, perché quando si soffre si cerca sempre di avere qualcuno vicino che ti possa dare una mano, qualcuno che ti possa comprendere, e a volte in queste tematiche invece ti ritrovi solo. Io ho conosciuto tantissime famiglie, cioè tu lo sai, te ne ho parlato, che perdendo magari un figlio, che è una delle cose più terribili che possa capitare, ti ritrovi solo, anzi ti ritrovi con degli amici che erano lì il giorno prima, che per tanti motivi, anche proprio di imbarazzo a volte, che è strano dirlo, però è così, si allontanano, allora sempre di più ti ritrovi solo. Quindi trovare un modo per poterne parlare, per poter dialogare, è molto importante. Quindi quello che facciamo è questa cosa semplice. È questo, esatto, ed è anche appunto l'occasione per togliere, come dicevamo all'inizio, dei dubbi riguardo a questo. E una delle cose che abbiamo già detto in trasmissioni precedenti è proprio il fatto che comunque intorno a noi le persone che si sono allontanate comunque ci sono, ecco, l'anima c'è. Bisogna imparare anche ad addrizzare un pochettino le antenne per capirlo. Bravissimo. Quindi prima che ciascuno di noi possa arrivare comunque a una consapevolezza di questo, c'è in ogni caso la possibilità, anche attraverso dimostrazioni pubbliche che vengono fatte, come poi ne è stata fatta una subito prima dell'estate, probabilmente avremo anche dei contributi da mostrare oggi, quindi c'è la possibilità di partecipare a queste dimostrazioni. L'unica cosa che viene come sempre suggerito è di farlo con la mentalità il più aperta possibile, nel senso che non bisogna per forza partire già convinti
che qualcosa ci sia, perché è giusto, lo scetticismo c'è, io stessa per prima sono scettica, però sono anche aperta a verificare cose o comunque prendere atto di cose che non pensavo possibili. In questo caso è proprio d'obbligo, come dire, credere per vedere, non è possibile il contrario. Perché, guardate, io quando ho cominciato 20 anni fa, pensavo di, come dire, la prima cosa, quella più bella, era dire se riesco ad avere i miei contatti col mondo spirituale, posso sentire i miei, mia mamma, mio padre, le persone che amo, eccetera. E dopo un po' invece ti rendi conto che è anche per te, ma non è per te soltanto, è soprattutto per gli altri. Lo slancio di queste cose è verso gli altri. Gli inglesi amano dire devi stare al servizio, quindi deve essere prima un servizio, e per servizio si intende che dai l'opportunità ad altre persone di comprendere un po' di più, comprendere meglio, come dire, dare a loro la possibilità di, e poi ci mettiamo tanti puntini, cioè nel senso che ho scoperto appunto che poi è un percorso personale. Cioè, attraverso questa esperienza non solo ci sono i contatti, ci sono tante cose che ti cambiano nella vita di tutti i giorni, perché sposti le tue energie in altre direzioni. Non so, adesso affettivamente parlando, ad esempio. Cioè, io ho tantissime persone che mi vogliono bene, ma dappertutto. Ma non perché gli ho dato soltanto un contatto, ma perché si instaura anche un rapporto, come dire, privo di quelle barriere che di solito ti fanno stare un po' più lontano, quindi il come vestito, da dove vieni, il colore della pelle, voglio dire, ci sono tante barriere che noi abbiamo anche inconsce che ci fanno stare un po' lontani dalle persone. Ed è una separazione che non porta a nulla, è sterile. Invece attraverso questa esperienza queste barriere cadono, allora ti ritrovi, come dire, degli affetti che a volte dico sono fortunato da questo punto di vista, veramente fortunato, e tutto diventa più facile anche. Diventa più facile poter dire delle cose, poter essere sinceri senza la paura che, di essere, come dire, non compreso, diciamo così. E quindi la medianità è un insieme di cose, soprattutto questo, il fatto di far comprendere che siamo tutti fatti della medesima sostanza, quella del creatore. In noi ospitiamo quello che si chiama la scintilla divina, quindi ognuno di noi può accedere, se lo vuole, se si mette nella condizione giusta, alla possibilità di percepire energie diverse da quelle che abbiamo e percepiamo con i normali sensi, e quindi avere sensazioni diverse dentro di sé. Questo succede durante i seminari, dove le persone le faccio provare, dove fanno cose diverse dal solito, e quindi è questo che piano piano crea la consapevolezza. Questo c'ha bisogno di una sperimentazione, c'ha bisogno di tempo, c'ha bisogno di tanta volontà, se vuoi veramente sentire qualcosa di più. E di solito, appunto, molti dicono, ma io non ho bisogno, io faccio la vita di tutti i giorni, non mi interessa, e fanno bene. Però poi ci sono momenti in cui la vita ti porta, per forza, a situazioni un po' più drastiche, dove, come dire, l'esigenza nasce un po' da sola. Allora l'essere preparati, come diciamo c'è la volta scorsa, aver fatto un po' di lavoro prima, ti aiuta dopo tantissimo. Può essere in un dolore come quello di cui parlavamo, nella malattia, nella sofferenza di un caro che hai qua, nella malattia di una persona cara, come assisterla. Insomma, ci sono tante situazioni nella vita che capitano tutti i giorni, non è che stiamo parlando di cose una volta sola e... Quindi, insomma... Ecco, tra pochissimo poi approfondiremo anche quella che è cosa accade durante una dimostrazione, e poi c'è una domanda a proposito della medianità legata con la religione. Ma andiamo un momento in pubblicità, rimanete lì. E rientriamo in studio, sempre Luigi Zumpano con me. Questa mattina parliamo di medianità, stanno già arrivando i primi sms al 342 13 01 989, quindi le vostre domande, le vostre curiosità riguardo a questo argomento. E c'è subito un sms che vado a leggere, poi una domanda e poi iniziamo con... Allora, questo ascoltatore o questa ascoltatrice domanda: non è pericoloso fare medianità da soli in casa? No,
generale no, come qualsiasi cosa, nel senso che la medianità dovrebbe essere fatta soltanto per amore tuo verso le persone che si sono allontanate da te prima. Scusa, prego. Perché naturalmente non stiamo parlando della seduta spiritica col bicchierino e le lettere, cioè, no, è tutta un'altra cosa. No. Io per medianità, grazie, per medianità intendo proprio sperimentazione, vuol dire mettersi lì, mettersi nel silenzio, cominciare ad ascoltarsi, ad ascoltare, chiudere gli occhi, capire se vedi colore, insomma ci sono tantissime modalità che magari la maggior parte delle persone non conoscono bene, però ci sono anche delle tecniche proprie. Quindi mettersi in una condizione di ascolto esterno e interno e da lì si parte, poi con tantissimo altro lavoro, con tantissimi esercizi diversi, però in generale fare medianità non vuol dire fare qualcosa di pericoloso o non pericoloso, vuol dire soltanto aprire le porte del proprio cuore alla possibilità di, come dire, di osservare e percepire qualcosa che con i normali sensi non posso percepire. Ciò che viene di solito è molto positivo, lo dico per esperienza. Non arriva il positivo quando le mie credenze sono diverse. Se io penso che esistano gli spiriti burloni e quelli che vengono a farmi quello che mi fanno del male, eccetera, sicuramente, come dire, posso avere delle sensazioni non piacevoli. So che capita a volte, però questo dipende proprio da come cominciamo a fare queste cose. E poi magari da soli proprio non c'è uno sviluppo, sarebbe sempre bene quelli che chiamano cerchi, un cerchio, un gruppo di persone, 4, 5, 6, e cominciare a sperimentare, allora è diverso. Sì, poi magari questa la spieghiamo meglio, perché non vorrei appunto che si ritornasse sull'idea del bicchierino con le lettere. In linea di massima, adesso tu lo fai e lo fai anche con gli altri, in genere una persona che non è vicina a questo tipo di argomento, che si trova a voler vivere questo momento da solo in casa, è più che altro per mettersi in contatto con qualcuno di molto molto caro, molto molto vicino, che non c'è più. Okay. Quindi non è il mettersi lì e provare a entrare in contatto con chiunque, insomma, presumo. Allora, questo è un altro aspetto, però è quello più importante. Quando la persona, come dire, ha il forte desiderio di mettersi in contatto con un proprio caro, anche se lo fa da solo, è chiaro che poi i riscontri sono difficili da verificare, in quanto io conosco la storia dei miei cari, quindi le informazioni che mi arrivano le so già, ok? Però le sensazioni possono essere diverse. Io dico una cosa molto semplice: quando lo fate, chiedete che avvenga soltanto per il motivo per cui lo fate. Per amore, perché desidero veramente sentire quella persona, e non abbiate il timore di chiedere qualcosa che non vi è dovuto. Non è così, perché dall'altra parte c'è qualcuno che non vede l'ora di farsi sentire e di contattarvi. Quando faccio questo è come aprire una porta, cioè la mia disponibilità verso il mondo spirituale crea un'autostrada, quindi questo rapporto può avvenire. Poi succede, non avendo subito l'esperienza necessaria, succede con cose che loro ti fanno accadere, anche proprio fisiche, ne abbiamo parlato diverse volte, le TV, i lampadari che si accendono, che si spengono, ti fanno trovare cose in un posto anziché in un altro, piume, cuore, insomma c'è un po' di tutto, però dobbiamo proprio collegarle. Cioè io chiedo questo, quindi fammi capire che ci sei veramente. Allora dalle sensazioni si passa fino alle cose, alle apparizioni proprio materiali, e allora piano piano che questo diventa una cosa un po' tua e te la vivi a modo tuo e diventa una consapevolezza. Non hai più bisogno di qualcuno che ti dica ci devi credere. La mente chiaramente non si ferma mai, ci sarà sempre, pur avendo una grande consapevolezza, c'è sempre la persona che comunque dice: ma non è che la mia mente, ma non è che sono pazza. Infatti era questo... la domanda che stavo per farti, nel senso che il mettere in relazione un qualcosa che ti accade o comunque che trovi appunto la piuma della situazione può anche essere visto da un punto di vista scettico comunque una coincidenza. Certo. Quindi se ogni volta che io chiedo
succede qualcosa, allora le coincidenze, come dire, possono avere anche statisticamente una rilevanza minore. Però, come dire, non devo mai interrompere questo flusso. Cioè, dal primo momento che io chiedo e poi dico sì, ma però, allora è come se io tagliassi la possibilità che qualcosa possa accadere. E questo è molto importante. Lo ripeto, bisogna credere per vedere in questo caso. Ed è un percorso che va nel tempo. Ma ci sono anche tanti libri, voglio dire, ognuno di noi può informarsi, può cercare di capire, può trovare delle strade e le risposte vengono piano piano, non c'è modo di averle tutte insieme. Ecco, a proposito di risposte e di credere, un'altra domanda che ti faccio è questa, appunto è emersa da una discussione. Chi comunque si mette in contatto come te, appunto, è indispensabile che sia religioso? Allora, se per religioso si intende, come dire, credere in una religione, che sia questa cattolica o di altro genere, no. Nel senso che per me personalmente il contatto con il mio Dio o con il mondo spirituale è qualcosa di diretto. Quando tu preghi per qualcuno che sta male o che ha una malattia e lo desideri fortemente, puoi dire qualsiasi cosa ed è una preghiera perché viene da dentro e quella ha un'energia devastante, fortissima. Dove pregano tante persone insieme accadono i miracoli, quindi andiamo su livelli di vibrazioni così forti che si ripercuotono sulla materia facendo accadere appunto quelli che noi poi chiamiamo miracoli. No, in effetti appunto perché però non c'è bisogno. In questa discussione, da un punto di vista molto razionale, molto logico, io sostenevo che se si parte dal presupposto che comunque ci siano delle anime in mezzo a noi, non è indispensabile credere in una religione, anche perché sennò vorrebbe dire che se credi in Dio allora ti metti in contatto, però allora i musulmani non hanno possibilità di parlare con i loro cari. Quindi invece non, no, certo. Certamente. Per cui, no, infatti volevo questo. No, addirittura proprio parlando di Dio, inteso, ognuno di noi lo può intendere come vuole, ci sono persone che partono magari facendo queste cose con una, come dire, un credo rispetto alla religiosità, non proprio troppo troppo forte, però, come dire, dandosi questa possibilità, piano piano incontrano delle verifiche, delle risposte. E quindi, come dire, cambia anche la loro credenza, la loro consapevolezza verso qualcosa che facciamo fatica appunto a comprendere. E questo fa parte del cammino spirituale, cioè che dicevamo prima. Cioè si può partire da un punto, ma non c'è bisogno di essere perfetti prima. Bisogna solo avere il desiderio di farlo. Rimanere appunto aperti a quelle che sono le possibilità. Altra domanda, ma com'è possibile mettersi in contatto con un defunto? Okay. E qui così introduciamo anche il discorso della... Spiego solo un attimo, proprio velocemente. Allora, ci sono tante modalità, poi parleremo anche in altre puntate di metafonia e di altro. C'è una modalità che è quella della medianità mentale, nel senso, l'abbiamo già detto, però lo ripeto velocemente, dopo lo facciamo vedere se hai anche tu piacere, che è quello di creare la condizione dello stato d'animo, diciamo, giusta per il contatto. Dopodiché la percezione consiste in visualizzazioni, cioè quindi ti danno delle immagini, delle sensazioni sul corpo fisico o delle frasi o parole che tu senti. Okay? Tutto questo, voglio spiegare, dopo lo faremo vedere in una dimostrazione, avviene velocissimamente, non è qualcosa che si ferma e sta lì e tu la puoi osservare. Quando hai un'immagine, dici qualcosa di una persona, in effetti è un attimo. Si fissa questa immagine, diciamo così, nella memoria e poi è la mente che te la ripropone continuamente, ma non è lì presente. Quindi tu prendi un insieme di immagini, di sensazioni, di qualcosa che senti e crei un discorso per una persona. E questo discorso deve avere un senso. Ok? Quindi tutto avviene insieme, diciamo così. Io adesso avevo preparato, me l'avete preparato voi in un altro settore di questa emittente,
un piccolo contributo, anche se dura 3 minuti, però non è nella parte, diciamo, più emozionale, quindi che riguarda il messaggio, eccetera, però voglio far capire quant'è importante prima avere delle informazioni. A volte sono più forti, a volte sono meno forti. 2 domeniche fa ero a Piacenza, di colpo è venuto un ragazzo, ha detto: è morto in un incidente stradale con la moto, è morto sul colpo, c'ha poco più di 20 anni, e quindi preciso, tac tac tac. Altre volte ci si arriva in un altro, perché allora te le fanno vedere in modo diverso, ma l'importante è che delle informazioni ci siano. Poi quando andiamo nel messaggio proprio, vedi che si dispiegano ancora di più, le cose diventano ancora più chiare. Volevo farlo vedere, se facciamolo partire, per farvi capire che ci devono essere queste informazioni. Ok, mentre parlavamo avevo la sensazione che ci fosse una donna, dovrebbe essere morta di malattia, con un tumore, credo. È una bella signora, è una bella donna, e non sono certo che abbia qua un parente, ma sicuramente qualcuno che la conosce, tipo un'amica, però deve essere un'amica legata affettivamente. Ok, e c'è un tumore che ha preso un po' la parte bassa, ma anche dietro. Sì, sì, anche dietro, vuol dire, sento che erano interessati i polmoni, credo. Sì, sì, ok. E anche qua, sì, amica, io ho la sensazione che sia una persona intorno ai 50 anni. Sì? Sì, ok. 50 anni. Polmoni. Tumore ai polmoni. Era interessata anche qui un po' la parte qui, c'è dopo anche. Ci sono stati dolori. Sì. Ok. È una cosa fulminea poi. Alla fine, sì. Però sento che mi fa sentire che la malattia è durata un po' di tempo, un po' di mesi. Sì. 6, 7, 8 mesi, sì, dovrebbe essere proprio anche amica di famiglia. Sì, quindi conosceva anche qualche tuo familiare, ok? Sì, vedete come abbiamo azzerato subito tutto. Grazie comunque per quelli che intanto collaborano. È una persona che ti voleva molto bene. Puoi venire qua? Hai voglia? Vieni, dai. Grazie. Abbiamo possibilità anche di fare delle altre cose. Io ti dico come. Tanto cioè, non ti spavento, dai. No, no. Sento che c'è molto affetto nei tuoi confronti. Tu l'hai saputo subito o te l'hanno detto? Ho quasi l'impressione che te l'abbiano detto. Bravo. Ok. L'hanno detto. Ok, perché è come se dicesse, digli che comunque per me non è un problema. Non so se eravate lontane o se non l'hai saputo per qualche motivo particolare, però lei è stata anche molto in ospedale. Tramite mio cugino. Ok. E è possibile che vivevate in posti diversi? Esatto. Ok. Tu non sei andata al suo funerale? Non sono andata, okay. Perché l'ho imparato dopo. Ok. Bravissimo. Però ti hanno raccontato, vero? Sì. C'era molta gente a quel funerale. Sì, era sì. Una persona, ho la sensazione che si facesse voler bene. Esatto, ok. Una buona persona. Tu la conoscevi da un po' di tempo, ma non da quando eravate piccole. Dopo? Dopo, ok. Ok, no, a me basta che mi dici sì, no, io sì, sono già contento. Sono ok, sì. Ecco, rientriamo in studio anche perché così diamo modo appunto a Luigi di spiegare che cosa abbiamo visto. Io posso anticipare solo una cosa, visto e considerato che c'ero anch'io in quella serata, che effettivamente fra le varie cose che sono emerse, quello che senz'altro mi ha colpito è il fatto che appunto tra le varie informazioni si è emersa quella: tu non sei andata al funerale, è vero, non sono andata, insomma sono quelle cose che non è che proprio... Allora, diciamo così, in una dimostrazione pubblica si sta
con le informazioni, come dire, non si va proprio nel privato, perché insomma ci sono delle altre persone. Adesso queste erano informazioni, come dire, non sorprendenti, abbastanza normali, però è importante comunque dire uomo-donna, io ho detto è una donna, che era un'amica e non un familiare, se è morta velocemente o di malattia, malattia, il tumore, dove, sono informazioni precise. Una donna che però era un'amica, c'ha l'amica in sala ed erano legate affettivamente, non un'amica che conosco in questo modo. Poi altre piccole informazioni come il fatto che non sia stata al funerale, eccetera. Se fosse stata c'è una cosa privata, poi venivano fuori cose tra le due persone. Però questa parte, che ripeto non è quella, come dire, più toccante, più comunque coinvolgente, ci deve essere. A volte, ribadisco, è anche molto più, sono molto più eclatanti le evidenze, però ci devono essere, cioè prima si parte da qua perché dobbiamo individuare, e se alzano le mani più persone si va in informazioni sempre più precise, fin quando loro ti daranno informazioni sempre più, fin quando non rimane una sola persona, ed è quella. Ed è così appunto che funziona la dimostrazione pubblica. L'inizio, quindi sì. Davanti a un gruppo, erano quasi un 200 persone in quella serata lì, a seconda di quello che ti arriva, appunto, c'è una anima, uno spirito che comunque vuol comunicare qualcosa a qualcuno dei presenti. Facciamo l'esempio, ad esempio, quando tu hai detto, mi ha colpito che gli hai detto che non era al funerale. Ecco, ad esempio, quella lì non era un'informazione come fosse verbale, era più una sensazione, perché l'intenzione di questa signora nel mondo spirituale era quello di dire a me, digli che non è stato un problema per me. Quindi era una sensazione, e dopodiché, dopo questa sensazione, viene l'immagine magari del funerale. Allora tu colleghi e gli dici, ma allora tu non sei stata al funerale, vero? E gli dice, no, infatti. Quindi è come se è un collegamento a tre. Mm-hmm. Cioè tu solo il sì, no, senza dover spiegare, perché altrimenti mi togli le informazioni, e loro che continuano a darti. Diventa bello, cioè, per questo, però tutto questo avviene molto velocemente, per rispondere proprio alla signora di prima, come avviene il contatto con un defunto, in questo modo, ma molto velocemente, quindi l'apertura è enorme, sia nel cuore che nella mente, e l'informazione bisogna abituarsi poi nel tempo, questo se si fa con del lavoro, a interpretare, bisogna interpretare. Anche perché poi, come abbiamo detto in altre occasioni, non è così ovvio e scontato che nel momento in cui poi vengono fatte delle sedute private, la persona che viene da te o comunque da chi fa medianità per mettersi in contatto con qualcuno che ha perso, non è così scontato che poi il contatto sia con quella persona, perché... Perché sono loro a decidere chi e come contattare. Quindi in una seduta pubblica, in una dimostrazione pubblica... Sì, c'erano tantissime persone, come dicevi tu. Abbiamo fatto 7, 8, 9 contatti, adesso non mi ricordo quanti, ma comunque il mondo spirituale era presente in massa. Quindi per tanti di loro, per tutti e anche di più... Io come energia percepisco qualcosa, quello che arriva prima, traduci subito le tue informazioni, cominci a darle e vedi dove ci fermiamo. Adesso non abbiamo tempo di farlo vedere, lo faremo vedere in un'altra occasione. Ad esempio c'è un altro pezzetto di sempre della stessa serata, una serie di informazioni sulla persona dove il papà aveva avuto un bruttissimo rapporto con la figlia in vita. Ecco, dalle informazioni proprio si vede subito che tutto ciò che mi arriva sono sensazioni. Quindi proprio mi viene da dirgli, so che avete avuto un brutto rapporto, so che per questo motivo tu hai fatto questo, questo e questo. Proprio una serie di sensazioni. E capisci anche che cosa vuol dirgli, se vuole scusarsi, se ha capito. Ecco, tutto questo il medium lo deve portare a livello di emozioni all'altra persona, perché deve comprendere, perché quella persona, quelle situazioni in vita le ha vissute veramente. E quindi deve capire che gli stanno dicendo qualcosa di vero, e quindi il medium diventa un punto importante per questo motivo, non per la bravura, per come porta queste cose. A volte sono grandi, a volte sono piccole, però sono sempre importanti. Questo
Ti è mai capitato un contatto da parte di animali domestici? Sì, a volte capita anche mentre si fa una dimostrazione e tu c'hai qualcuno, perché poi a volte c'hai qualcuno e di colpo senti altre presenze, sono magari, c'è magari una mamma, poi viene la nonna e ce l'hai tutte e man mano cerchi di capire chi sta dicendo qualcosa, ma a volte senti invece che si avvicina magari un animale. Io, è una cosa che racconto sempre, ho avuto anche una persona che mi ha chiesto di avere un contatto col proprio gatto, un animale che lei ha amato tantissimo, e semplicemente avevo le stesse identiche informazioni, soltanto che mi faceva vedere com'era la sua cuccetta, la copertina dove dormiva, magari che marca di alimenti la sua padrona comprava, oppure che cosa vedeva, cioè che lei faceva in casa o che cosa gli diceva. Quindi le informazioni sempre per farsi riconoscere, e poi sempre questa forma di affetto che, ripeto, dopo viene un po' spontaneo dire che cosa prova. A volte dire che cosa uno prova sono parole, però riuscire a trasmetterlo è veramente difficile. A volte mi rendo conto che è un limite. Cioè, a volte quando ho una mamma e ho il figlio che gli dice delle cose, gli descrive la camera, insomma, quando gli ha dato tutte le informazioni che la mamma dice, e lui, dopo vorrei trasmettergli che cosa sente verso sua mamma, ed è molto più difficile quello che dar tutte le altre informazioni. Allora a volte dico, mi piacerebbe per un attimo che potesse apparire e questa mamma poterlo vedere. Ecco, questo ci sarebbe, perché a me succede questo, in effetti, io lo vedo, cioè, e quindi, però, come dire, ci sarebbe proprio perfetto. A volte vedo che basta, altre volte basta per un periodo, dopo si deve tornare, perché insomma il lutto crea sofferenza e quindi non lo smaltiamo così, soltanto col passare del tempo. Quindi ci mi piacerebbe a volte poter dare di più, cercare di essere più, e piano piano ci si arriva, insomma. Ci sono tante cose che si possono fare ancora. È capitato, non so se a te, perché se non ricordo male tu mi dicevi che riesci comunque a chiudere le porte. Sì. Ecco, mi parlarono di una persona che si trovò nella difficoltà appunto di dover andare a bussare dai vicini per dire dove si trovava il cadavere della figlia. Ecco, situazioni di questo tipo, dove ti è mai capitato di essere tu a dover andare a parlare con qualcuno perché ti è stato chiesto? Allora, io non mi do questa possibilità, mettiamola così. Cioè, nel senso, il mio contatto col mondo spirituale va molto verso quello che ho appena spiegato, quindi i nostri cari, quindi poter dare un minimo di speranza, di consolazione a chi soffre, e dare anche delle spiegazioni. Ripeto, esistono i seminari, esistono i libri, modalità per comprendere. Però io non vado mai, ad esempio, non dico mai a una persona ti faccio una seduta, ma non può esistere. Se una persona sente una necessità del genere, troverà la sua strada e troverà sulla sua strada la persona che l'aiuterà a fare questo. Altre volte capita magari in una sperimentazione, però sempre con le persone presenti. A volte conosci già una persona e ti arriva in un altro momento un'informazione che sai che è di un caro di quella persona, ma glielo dici perché hai già creato prima una situazione per cui ci si conosce, eccetera, telefonandogli, parlando, gli dici, sai che l'altro giorno mentre ero in casa facevo una certa cosa, ho avuto la sensazione che ci fosse, non so, tua figlia, e credo proprio che ti volesse dire questo. Però c'è già un'accettazione dall'altra parte, c'è già una predisposizione ad accettare. Dalla persona invece sconosciuta, che non so qual è la sua consapevolezza in quel momento, potrei creare anche un danno, oppure credo. Magari ci posso arrivare, se è una persona che vedo sempre come un vicino di casa, arrivarci magari, c'è una volta si passa ad un discorso diverso e vedo come prende le cose, eccetera, magari arrivarci per gradi. Se è chiaro che se si potesse dargli qualcosa sempre sarebbe bellissimo. Questo sì.
Tra pochissimo abbiamo un altro break pubblicitario, vogliamo intanto anticipare subito prima che come proseguiremo, ci sono altri contributi? Sì, sono soltanto delle foto che ha fatto Florentina Richeldi, che è stata presente quella sera con Daniele Gullà. Entrambi hanno fatto lavori bellissimi perché hanno realizzato lavori particolari con le foto, con i computer, energie, vibrazioni, eccetera. E c'ho alcune foto che fanno proprio vedere come anche dal punto di vista, oggi manca Daniele ma avremo modo, dal punto di vista anche tecnico, scientifico, eccetera, accadono delle cose. Ci sono delle foto dove ritraggono me appunto mentre faccio questa dimostrazione e poi i colori che subentrano mentre si fanno determinate cose, il loro significato, quindi c'è una trasformazione energetica mentre c'è questo contatto e anche con le persone con le quali interagisci c'è un cambiamento, quindi magari ecco, dopo... Sì, anche perché non lo abbiamo anticipato prima per chi magari non avesse seguito in precedenza le trasmissioni, durante queste sedute c'è comunque anche, per così dire, l'occhio scientifico a guardia della serata e della seduta, quindi con apparecchiature particolari sono state comunque, vengono ripresi alcuni momenti, ma lo vediamo fra pochissimo, non andate via. E rientriamo in studio per l'ultimo blocco, l'ultimo momento insieme, siamo sempre con Luigi Zumpano, oggi la puntata è dedicata alla medianità, per cui stiamo parlando solo della parte spirituale perché appunto oggi Daniele Gullà è influenzato. È influenzato, sì. Capita, ci si ammala tutti. Quindi... Ha la febbre, c'ha l'abbassamento di voce, mi ha chiamato prima, era quasi irriconoscibile, ha preferito... Esatto, quindi vabbè, riprenderemo poi fra 2 settimane, si sarà sicuramente messo in forza e quindi... riprenderemo la solita dimensioni sconosciute con l'equilibrio delle due parti, però direi che insomma anche un approfondimento solo sulla medianità non fa male. No, assolutamente. Prima di andare in pubblicità abbiamo anticipato appunto la visione di alcune foto scattate proprio da Daniele Gullà durante questa dimostrazione pubblica. Queste sono di Florentina Richeldi. Ah sì, ok, adesso, pardon. Daniele ha chiaramente dell'altro materiale, adesso quando verrà avrà modo di farlo vedere e di spiegarlo. No, giusto, c'è per correttezza. No, è giusto, assolutamente. Comunque scattate nel corso della serata, di cui abbiamo visto prima appunto un piccolo estratto, quindi direi che possiamo andare a vedere le foto e le commentiamo. Ecco, in questo caso, adesso a parte l'ho scritto, c'è praticamente un'analisi energetica e adesso sono 6-7 foto, ma soltanto c'è per far capire, c'è la foto prima e la foto elaborata, che appaiono appunto colori e hanno chiaramente un loro significato, ad esempio sotto dice all'inizio della sua presentazione Luigi Zumpano ha un campo energetico di colore blu all'altezza della gola collegato con l'attivazione e grande espansione del quinto chakra della comunicazione, altrettanto si nota l'estensione dell'energia di colore verde del quarto chakra del cuore. E quindi poi dopo si collegano i vari momenti, che cosa stavi dicendo, se era qualcosa di emozionale, vedi poi il viola. Alessandra, possiamo anche scorrere, grazie, anche scorrere le altre foto, se vuoi, la 2, la 3, che riprendono, diciamo, altri momenti, ma con persone diverse durante i vari contatti. Quindi anche dal punto di vista, come dire... più prettamente tecnico, scientifico, e poi quando verrà Daniele avrà modo di spiegare e portare anche il suo materiale, capiremo che appaiono come dire, delle differenze. Queste differenze sono energetiche, noi abbiamo delle vibrazioni. Queste vibrazioni in certi momenti cambiano proprio perché succede qualcosa. Quindi questo qualcosa cominciamo a captarlo attraverso i colori, attraverso i cambiamenti vibrazionali che ci farà vedere poi Daniele con le sue strumentazioni, e proprio cioè, per far comprendere che siamo sempre più avanti, che possiamo sempre come dire, avere più certezze anche, perché molti vivono anche di certezze. Io dico sempre, adesso guardiamo pure lo scorrere delle ecco, fotografie. Questa foto in cui si vede anche il pubblico che ha questo alone verde, degli aloni blu.
prende tutti, perché la comunicazione non è esclusivamente mia, è con altre energie. Queste persone che stanno ascoltando interagiscono a livello vibrazionale, hanno un'energia. Poi dopo, se scorriamo ancora un po', Alessandro, ad esempio, vediamo questa persona che è stata la persona che abbiamo visto anche prima ecco, vedi, qui c'è un collegamento diretto e c'è una spiegazione. Dice, dopo l'individuazione della persona collegata con il soggetto medianico, la vicinanza tra Luigi e la persona coinvolta porta alla creazione di un campo energetico comune di colore azzurro tenue tra le teste dei due e di azzurro intenso all'altezza della gola, quinto chakra, comunicazione sintonizzata. Presente l'aumento dell'energia vitale manifesta di colore verde per entrambi. Straordinaria visibilità dell'attivazione del sesto chakra colore rosso sulla parte posteriore della testa di entrambi. In questo caso la persona che riceveva il messaggio era proprio vicina a me e quindi questa interazione diventa ancora più forte e non è soltanto dal medium, ma anche l'altra persona, anche inconsapevolmente, emana delle vibrazioni diverse, come se fosse anche lei in contatto, soltanto che noi razionalmente pensiamo di non poterlo fare. E allora si affidano alle parole di Luigi. Ma prima abbiamo detto che invece possiamo riuscirci ugualmente. E questo tipo di cose lo dimostrano in un certo senso. Poi vedete quando ci sarà Daniele, vedete proprio anche cambiamenti energetici, cioè vedete cose che saranno di nuovo a supporto del fatto che qualcosa accade. Ecco, qua appunto la seduta prosegue con... Prosegue, adesso diciamoci che andiamo sulla stessa linea di spiegazione. Subito dopo bisogna anche comprendere che finito, come dire, il contatto, cioè queste energie, come dire, si staccano, si depositano, non ci sono gli stessi colori, le stesse vibrazioni, tutto torna ad un livello diverso. Quindi c'è, come dire, proprio... una spiegazione che comincia a prendere forma anche da parte dei ricercatori e vengono spiegate in diverso modo. Io adesso ho cercato proprio così di renderla quasi anche troppo semplice, però veramente anche la relazione che mi è stata data è molto più ampia, è molto bella come spiegazione e colpisce molto. Adesso avrò modo anche di pubblicarla magari su Dimensioni Sconosciute. Bravo, via. Esatto. Così, sì. Completa, così le persone se la possono leggere, possono approfondire. E poi ti chiedo, Alessandro, gentilmente, c'è una foto mia che è in un altro file dove ci sono io e poi c'è una presenza vicino, l'abbiamo fatta vedere anche l'altra volta. Sì. Se riesci a ottenere, dando velocemente una spiegazione di questa. Sì, perché appunto queste apparecchiature che sono state utilizzate hanno rilevato anche... Questa foto l'ha fatta Daniele Gullà. A sinistra ci sono io e di colpo in un palco molto grande, vuoto, dove c'ero solo io, appare un'altra forma. Questa forma sembra toccare con le mani il muro, ma non c'era neanche un muro. E ad un primo impatto visivo sembro io, ma vi assicuro che non lo sono. A destra c'è Daniele che fa i suoi rilevamenti e anche gli stessi colori. Vedete che io sono con quel blu viola e quell'altra apparizione invece è giallo verde, completamente diversa. Quindi anche da questo possiamo già comprenderci che non ero io, ma non c'era modo di... Ecco, questo tipo di situazioni succedono sempre, costantemente. In questo caso io so chi era e che cos'è, ma adesso non voglio dare la spiegazione di questo perché comunque è personale, però vengono sempre ad aiutarci. Anche questo tipo di manifestazioni cominciano anche per le persone cosiddette normali, profane, non proprio dentro a queste tematiche, accadono spesso. Mi inviano foto anche a me dove ci sono cose bellissime. E mi chiedono, ma secondo te? E dico, a cosa stavi pensando? Di cosa stavate parlando? E tac, appare un qualcosa. Io non voglio dare neanche false speranze, però dico, cerca di collegare sempre il tuo stato d'animo di quel momento. Se hai chiesto qualcosa a quella persona e subito dopo succede qualcosa, puoi anche collegare. E poi vedi quante volte si ripete. Però questo, ripeto, fa parte di un lavoro che uno fa su di sé e deve volerlo fare volontariamente. Adesso sto creando anche degli eventi nuovi, comunque io ce ne faccio tanti, ma
tra cui, lo dico ed è proprio un'anteprima, farò un corso di un anno soltanto per medium, cioè tutte le persone che veramente vogliono intraprendere questo tipo di, non chiamiamolo lavoro, però diciamo ora chiamiamolo così, insomma, che vogliono veramente darsi alla possibilità di essere al servizio degli altri facendo quello che faccio io, insomma, quindi sviluppare le proprie capacità. Ma è aperto anche a chi magari vuol semplicemente... No, per questo facciamo... Ne farai un altro? Sì, no, cioè, okay. Nel senso, adesso il 9 novembre faccio un seminario, cioè una giornata dove possono partecipare tutti, cominciamo a muovere delle cose facendo cose teoriche e anche pratiche. Poi sto facendo altri eventi che saranno di 4 appuntamenti, sono 4 pomeriggi di sabato, poi darò le date, insomma, comunque di sabato, dove facciamo un piccolo percorso dalla mente alle percezioni psichiche a quelle spirituali, dove una persona dice, ma però... Comincio a capire, comincio a sentire, cioè mettere le persone in stradarle. Invece il corso per medium sono già persone che hanno già magari fatto già delle cose e vogliono veramente approfondire del tutto e durerà un po' di tempo, un annetto. Partirà con il nuovo anno? Sì. Allora, visto che abbiamo gli ultimi 2 minuti, sì, vediamo di mettere in fila un po' di appuntamenti. Beh, sì, da adesso ricordare. Il 9 di novembre c'è un seminario di una giornata a Bologna, poi metterò le locandine, aperto a tutti, dove cominciamo a sperimentare, a parlare di medianità e di spiritualità. Apriamo il cuore a queste nuove sensazioni. E questi altri appuntamenti che ho detto adesso non ho ancora la data perché veramente le devo definire anche con te, per la verità ho bisogno, sì, della tua location possibilmente. volentieri della tua location. Poi vabbè, poi vado a fine novembre, sono a Bari 2 o 3 giorni con Daniele, fra l'altro, per un seminario il 29-30 Udine, Trieste, con questa cantante lirica che va in contatto con la voce, che è una cantante mediana, quindi saranno faccio 2 dimostrazioni pubbliche a Udine e Trieste e sarà anche per me una nuova esperienza con questa, con Cristina, sarà bellissimo. Beh, naturalmente fate riprese che poi le dovremo parlare. Poi il 17-18 di novembre torna Lothar Gunther per l'allineamento divino della colonna, dico già e l'ho messo anche su Facebook, siamo già pieni a livello di persone, cioè non è più possibile fare più prenotazioni per l'allineamento, però venite a vedere le conferenze perché è straordinario. I prossimi appuntamenti 20 e 21 dicembre, quindi ci faremo il regalo. Tanto, esatto, poi comunque ci sarà modo di parlarne anche nelle prossime puntate. Bene. E poi man mano. Via, dai, allora, visto che siamo in chiusura, noi l'appuntamento lo diamo come al solito a venerdì, non della prossima settimana, ma quello dopo, perché abbiamo questi 2 appuntamenti al mese insieme, sempre dalle 13 alle 14. Con Luigi Zumpano e Daniele Gullà con Dimensioni Sconosciute, quindi vedremo intanto di apportare altro materiale da farvi vedere e poi magari Daniele spiegherà un po', certo, meglio quello che abbiamo visto e anche altre cose. Grazie Luigi. Grazie a voi, grazie a tutti. Per questa appunto giornata di chiusura della settimana, in questo venerdì 17 fra l'altro, dove abbiamo parlato solo di medianità, anche da me, Maurizia Cocchi, un saluto e un ringraziamento. Direi che per oggi è tutto e ci vediamo fra 2 settimane. Grazie. Ciao.